Salve a tutti voi, ben ritrovati nuovamente qui in questo mio consueto appuntamento. Come potete notare, questa è una diretta, quindi in perfetta diretta potete fare le vostre domande, potete formulare le vostre richieste e io cercherò di dare spazio a tutte quelle persone che hanno bisogno di quella mano di aiuto. Oggi giornata bellissima, diretta scoppiettante, non solo per quello che è successo nelle stazioni precedenti, che c'è stato di tutto e di più. Oggi giornata positiva, la nostra Italia ha vinto, quindi diciamo, come dicevo io già dalla prima partita, l'Italia quest'anno darà grandi soddisfazioni. Vedremo nelle prossime partite come andrà. Oggi giornata molto positiva perché le previsioni che vado a presentare oggi sono previsioni che hanno veramente dell'incredibile. Intanto io vorrei concentrarmi su quello che io dicevo la mia scorsa diretta, perché tutti quelli che mi seguono e mi seguono in tanti, credetemi, non sono due o tre, ma è una Sicilia intera, e non solo, perché molte persone dal nord Italia aspettano la messa in onda sui canali internet per andarmi a vedere, perché ho moltissime chiamate di faxi da Milano, da Roma, da Bologna, le porto a me finire. Io la scorsa diretta scrivevo questo, se la regia me lo inquadra, perché è scioccante, signori miei, qua parliamo di fatti veri. Questo è quello che voi vedevate dietro le mie spalle nella scorsa diretta. Solo da noi un Milano che spacca, il 30 è pronto, signori miei. Ma voi vi rendete conto come io mi azzardo a parlare in maniera chiara, in maniera diretta? Questa l'ho fatta io il giorno 20, l'ultima diretta mia. Il 21 è uscito, il 30 a Milano, signori miei. Io cosa dicevo a maggio, signori miei? Se non esce entro tre colpi, se ne parla dopo il 22 di maggio. E in effetti siamo arrivati un mese dopo. Quando io vado a dire un solo da noi, un Milano che spacca, il 30 è pronto, con 4 punti esclamativi, signori miei, io se non va a uscire questo 30 veramente mi gioco il lavoro, 15 anni di televisione e tutto. Ma quando io parlo, parlo perché ho sicurezza matematica. Questo è quello che io vi dicevo, vi facevo vedere il lunedì scorso, e questo è quello che è successo. Cioè, la mia previsione, che ve l'ho fatta vincere in realtà in tutti i modi, 3.30 sulla ruota di Milano, guardate, giorno 21, ancora, scusate, oggi sono fuori misura, 3.30 sempre su Milano, giorno 21, vedete, 3.30, 8.80, e c'è una bella storia su questa previsione, perché ancora 3.30, 3.30, 3.30, 8.80. Ma se voi vi ricordate questa previsione, io ve l'avevo fatto vincere le stazioni prima. Perché? Perché io la diretta prima invece presentavo una previsione che diceva così: Venezia rivela un super ritardatario. Il super ritardatario in assoluto era il 30 di Milano, perché era il più alto in assoluto. Il super ritardatario io quel sabato l'ho fatto vincere a ruota fissa, guardate qua, signori miei. Non parliamo di cose inventate, no, qua parliamo di fatti veri e concreti. Venezia 3.30, cioè io già lo davo Venezia-Milano la settimana scorsa, e noi lo abbiamo vinto a ruota fissa a Venezia e lo abbiamo vinto a ruota fissa a Milano. Però quando io quella settimana dico Venezia rivela il super ritardatario, ero molto sicuro, tanto che dicevo la priorità è Venezia, non Milano. La settimana successiva vi ho scritto Milano è pronta, il 30 esce a Milano. Bene, signori miei, sono passati 24 ore e vi ho fatto vincere un altro ambo. Ma in più, su quella previsione là, cosa c'è scritto? Venezia paga ancora. Bene, abbiamo vinto al secondo colpo di gioco, anche 55-59 a tutte le ruote. Però, signori miei, abbiamo vinto in una sola settimana un ambo secco a ruota fissa, che era un ambo bivalente fra l'altro, e poi un ambo a tutte le ruote, la volta prima un altro ambo secco a ruota fissa. Signori miei, questi sono fatti, qua non è parole buttate così al vento, qua parliamo di fatti concreti. Intanto, perché quando io vado a scrivere dietro le mie spalle un qualcosa di così forte, è perché ne sono molto sicuro. Stasera c'è scritto chiama e vinci l'ambo secca col 90, dove uscirà? Perché è scritto dove uscirà col punto interrogativo? Perché la ruota è non segreta, blindata,
blindatissima perché molto spesso sto a regalare lambate in diretta televisiva, però le persone non mandano un fax. Avete visto, sono arrivati pochissimi fax e parliamo di vincita a ruota fissa, una previsione che ha fatto vincere due volte su tutte e due le ruote, perché io davo Venezia Milano ed è uscita in tutte e due le ruote. Quindi chi vuole il 90 è il 90, è un 90 da urlo, è un 90 abbastanza forte, e in più quello che giochiamo oltre il 90 è la mia quaterna classica, che ha una ruota totalmente nuova, una ruota che non immaginate nemmeno e che vi chiedo di andarvi a prendere proprio perché la vedo forte. Ma quello che non dovete perdere di vista in questa settimana, in questa estrazione, è questo 90 da urlo, questo 90 da paura, questo 90 vincente, perché quando io, signori miei, vado a scrivere dietro chiama e vinci Lambosecco con 90, non vi sto dicendo potrebbe uscire, vi sto dicendo chiama e vinci, quindi vi sto dicendo uscirà Lambosecco con 90 e noi lo andiamo a vincere. Fatti, non parole, ripeto, io la prossima settimana porterò questa immagine di nuovo davanti ai vostri occhi per ricordarvi, perché signori miei, quando io vengo qua non me la vendo la faccia per un numero, per un ammo, per un terno. Io quando vengo qua e dico che c'è vincita, quando da noi non c'è vincita, vengo in diretta e vi dico non si è vinto e la previsione ve l'omaggio perché ho sempre fatto così in tutti i 15 anni di lavoro. Oggi io vorrei dire che questo 90 vi paga bene, vi paga forte e vi paga subito. Io inizierei salutando le mie cartomanti, intanto le cartomanti siciliane attive 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sempre pronte a darvi quella mano di aiuto, quella parola di conforto, ma soprattutto verità assoluta. Perché da noi quando chiamate non trovate né contentini né parole buttate lì a casaccio, no, da noi trovate le vere cartomanti che vi fanno i consulti veri di cartomanzia, quindi non abbiamo un computer davanti, non abbiamo un almanacco davanti, abbiamo dei tarocchi. Andiamo ad interpretare i tarocchi e vi diamo la risposta tramite i tarocchi. E da noi, se le risposte sono negative, vi saranno dette negative, se sono positive, vi verranno dette positive. Io saluto una parte del mio team. Un bacio a Tamara, un bacio a Mia, un bacio a Sonia, un bacio a Viola, un bacio a Tosca, che questa settimana è stata gettonatissima. Poi un bacio a Greta, un bacio a Morgana e a tutte le altre, che sono veramente tante. Da noi siamo in 28 a rispondere ai telefoni, ovviamente a turnazioni. E trovate anche a me perché io sono il primo a mettermi al lavoro ai telefoni perché voi volete parlare con me, giustamente. Io sono uno, non posso parlare con tutti, ecco perché ho del personale, perché per fortuna da me arrivano veramente tante chiamate, quindi da solo non me le potrei gestire. Se avessi poche chiamate, allora mi risponderei e farei tutto da solo. Per fortuna, ringraziando il cielo, le chiamate da me sono tantissime e sono inquantificabili. Devo avere per forza delle persone che mi aiutano, che collaborano con me. Quindi io ho 28 vere cartomanti, quindi non operatrici di call center, ma bensì vere cartomanti che vi rispondono in pieno anonimato. Perché poi vi ricordo che quando voi chiamate da noi siete veramente tutelate, tutelate perché quello che viene detto durante la vostra conversazione rimane fra voi e il vostro cartomante. Quindi io ringrazio le mie collaboratrici. Ringrazio il cielo che mi dà la possibilità di avere così tante chiamate e questo mi permette di avere tantissime ragazze. Ripeto, quando non si ha nessun collaboratore perché lavora veramente poco e quindi non c'è bisogno. Nel mio studio il lavoro è tanto e c'è bisogno di personale sempre qualificato perché da noi non entrano tutti. Voi non sapete quanta gente mi chiama e mi dice: Cristian, voglio collaborare con te, ma io non sono più che valida, non le metterò mai ai telefoni, mai e poi mai. Ecco perché mi dicono che sono uno dei più rigidi, perché veramente faccio una selezione molto accurata, perché io per voi voglio il meglio. Quindi grazie alle mie ragazze, io vi invito sempre a seguire tutte le mie trasmissioni, quindi che sia su internet, che sia su Teleone, che sia sugli altri canali, perché io ho un canale su YouTube, lo sapete bene, ma anche sul mio sito internet. Seguite sempre le nostre trasmissioni perché sono sempre dirette di cartomanzia vera, la cartomanzia quella professionale, perché oggi posso dire che io i tarocchi li conosco e li conosco bene, ma non lo dico io, siete voi a dirle, perché i tarocchi li spiego, signori miei, io con le carte ci parlo.
ma nello stesso tempo io conosco il significato di ogni carta. Regia, mettiamo un po' di musica perché mi sento un pochettino l'orfanello sperduto. Io con le carte ci parlo, le conosco, le interpreto perché per me non è soltanto un lavoro. Sì, io con questo ci vivo, ma per me è una passione. Io amo fare le carte, quindi grazie a tutti coloro che giornalmente chiamano i nostri codici e siete veramente tanti, e dico tanti perché i nostri telefoni squillano dalla mattina alla sera e a notte fonda pure, tanto che molto spesso anche durante le repliche le chiamate non le possiamo gestire. Quindi vi dico sempre grazie, grazie ad ognuno di voi che ci chiamate, che ci scegliete e che ci date quella conferma, conferma che ci permette sempre di essere presenti in ogni diretta. Noi ci fermiamo soltanto per i 15 giorni di agosto, ma poi siamo presenti tutto l'anno. A livello di centralone non chiude, noi non andiamo mai in ferie, il centralone è sempre aperto 24 ore su 24. Chi vuole parlare con me, previ appuntamento lo può fare, perché vi ricordo che noi facciamo consulti telefonici. Chiamando qua vi informate come fare il consulto telefonico con noi. Qua non facciamo consulti, qua è solo informazioni. Qua non diamo numeri del lotto, solo informazioni. Quindi informatevi, chi vuole un appuntamento allo studio a Palermo per tutto il mese di luglio, quindi non da oggi, ma per tutto il mese di luglio, ritornerà un'offerta particolare sui consulti allo studio, ma non parte da giugno, quindi questo solo per il mese di luglio. Vi ricordo sempre che io ricevo a Catania previo appuntamento e ricevo a Marsala sempre previo appuntamento. Per chi ci segue in altri canali, qua in basso trova dei codici telefonici, questi sono i nostri codici per entrare in diretta. Ma in questo momento dovete chiamare per prendere questo 90 da urlo. Io prima di passare alle telefonate vorrei scomparire un minutino, levare la musica e dire un arrivederci al grande attore che ha fatto la storia del cinema italiano, Bud Spencer, che ci ha lasciato e è passata a miglior vita. Che dire, buon viaggio. Bene, adesso do spazio alle vostre chiamate, quindi incominciate a chiamare subito, fin da adesso, e mi raccomando, una domanda e una risposta, e cercate di essere veloci e concisi. Perché? Dovete chiamare se avete un bisogno, se avete un problema. Se mi dite, ah, fai tu, oppure non so cosa chiederti, non chiamate, perché vi giuro, vi chiudo la telefonata in diretta, perché questa è casa mia, qua la gestisco io la diretta, qua gestisco io le chiamate, e quindi se non avete argomenti importanti non mi chiamate, cambiate canale, avete il telecomando. Se avete domande importanti fatele, che sia nel lotto, che sia nell'amore, che sia nella fortuna, nella famiglia, nelle cause, nelle udienze, ma non ditemi fai tu, non chiamate per passatempo, perché io non sono il passatempo di nessuno e mai lo sarò, né tantomeno vostro, perché io vi faccio questa cortesia, perché è una cortesia, potrei venire in diretta e non prendere neanche una chiamata, perché questo è il mio spazio. Le chiamate le prendo perché vi voglio aiutare. Quindi pronta alla prima chiamata? E allora, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parlo? Con Caterina dalla provincia di Catania. Buonasera Caterina, mi dai la data? Volevo fare le carte per mia figlia. La data di tua figlia? 13-2-95. Che domanda faccio a me, C'è le carte? un lui 9-11-86. Sull'amore. Perfetto. Allora, dall'essere in poi quando vuoi tu mi dai lo stop. Uno, due o tre? Sta ragazza non è serena, non è contenta per niente. Sta ragazza è come se chiedesse la grazia, ad attimi è felice, ad attimi ha paura. Queste carte mi dicono, la coppia non è messa male, la coppia la vedo una bella coppia, però ci sono dei problemi in questo momento, Caterina. A me queste carte mi dicono, la fortuna è per strada, però il cammino in questo momento è doloroso. Guarda com'è tua figlia è come se si sentisse sola. Guarda questa carta, vedi la donna che vaga nel buio?
Vedi qua come se c'è un cammino lungo, però questa donna è sola e triste. In questo momento sta ragazza non la vedo tranquilla, Caterina. Io non so se tu Si hai fa avuto. mille problemi Si fa mille problemi perché è insicura, ha paura di perderlo. È vero che come ragazzo è un ragazzo un po' chiuso, non è espansivo, non è di quelli che gli dà mille attenzioni, gli dà sicurezza, ma non fa per cattiveria, è il suo carattere. Però dire che è una persona cattiva, no, gli vuole bene. Tua figlia deve reagire di più, però in maniera più tranquilla, perché con l'aggressività non la porta a nulla. Ci siamo. È un periodo fastidioso, ma è lei che lo vede fastidioso perché le carte mi danno una benedizione per questa storia. Ha Sì, è lei che si fa, è insicura, ha paura di paura perderlo. di perderlo, ha paura che, di essere tradita, ha paura che gli dice bugie. Ora, chiedendo sempre conferma, a un certo punto a sto ragazzo può anche dar noia, perché dice tu non puoi stare là a chiedermi conferme, perché il rapporto secondo lui va bene. L'unico problema che c'è in questo ragazzo forse è il circondario, c'è qualcosa che non va attorno a questi ragazzi, Caterina. Ho capito. Le No, persone che ci sono attorno. non la coppia. Allora, i picciotti, i carusi, ecco, tu dici come dicevi da Catania, vanno bene. C'è qualche sciamma famigli, come dite voi, che mette lingua. Hai capito? E lei ha paura di questo, siccome sono persone che forse sono vicine a lui, lei ha paura di questo. Però queste carte non sono negative, quindi dici a tua figlia che se picchia ti prende le minifutte e va avanti. Va bene. Va bene, Auguri, buonanotte, grazie, buonanotte. ciao. Vedete, i figli fanno sempre avere pensieri, preoccupazioni. Si sussette e picchi susschette, si stuzzite e picchi stuzzite. Io mi sento dire sempre: ah, Cristian, mia figlia non riesce ad avere l'amore della sua vita. Ah, Cristian, mia figlia invece è zitta ed è sempre infelice. I figli ci danno sempre pensieri. Pronto? Ciao, il tuo nome? Buonasera, sì, mi chiamo Lea. Buonasera, Lea, da dove chiami? Da Enna, Mi dai la tua data, Lea? 15:30:35. Domanda facciamo, Lea? Ed è sulla fortuna, zizia. Vediamo subito cosa dicono le carte per te sulla fortuna. Io ti voglio fare un bel mazzo di carte. Ti faccio i tarocchi di Osho. Mi vedi bene? Sì, vede benissimo, Cristian. Segui le mie dirette o è la prima volta, Lea? Sempre, lunedì scorso che non ero fuori, come ti ho detto, non ho beccato il 3:30. Peccato, peccato, c'è stato questo 3:30 al primo colpo. Allora, Lea, 1, 2 o 3? Allora, Lea, tu sei una bella persona, forse troppo buona per come si dice a Palermo. Queste carte mi dicono, ma quando finisci di subire? Rendo l'idea, Lea. Queste carte mi dicono, quando la smetti di subire? Perché tu hai una vita, almeno da 10 anni a questa parte, è come se ne hai vissuta sempre una dietro l'altra. Ma no, problemi tuoi, problemi degli altri che hai pagato tu, ci siamo. Queste carte mi dicono, oggi è come se il sole a casa tua non ci fosse più. Tanto che tu dici, Cristian, ma per quale motivo? Io vedevo la luce, vedevo la speranza, oggi è come se tutto è svanito nel nulla. Oggi è come se non vedo più quella luce, anzi vedo un tunnel buio attorno a me. Cerco di darmi aiuto, però non ce la faccio. Come se sali dei gradini, ma poi scivoli. Sei bravissima, è vero, perché tu lo sai, io sono molto che non mi arrendo mai, però. In questo periodo sei abbattuta però, particolarmente. Allora, tu sei alla ricerca di qualcosa. La vita ti ha premiato. Hai un compagno accanto, un uomo accanto tu? Sì. La vita ti ha premiato intanto con l'amore, perché tu hai avuto. Guarda queste carte, io le spiegai. Questi sono i tarocchi di Osho, sono delle carte molto belle. Ora la regia ti fa vedere questa carta che è bellissima. Allora, questo è il tuo passato.
Questa carta sta a indicare un rapporto vissuto da te, però vissuto con l'inganno. Vedi l'adulatore, quasi qualcuno che cerca di convincere, vedi tu di spalle. Quindi come se tu te lo sei lasciato dietro questa storia, però ti ha lasciato le ferite. Quindi forse questa persona a te ti ha fatto veramente vivere le pene dell'inferno. Poi in realtà questa carta sta a indicare la ricerca di qualcosa. Quando noi andiamo a fare la lettura dei fondi di caffè è perché noi vogliamo scoprire, vogliamo sapere, quasi come una lettura di cartomanzia. Però poi la vita ti ha premiato, vedi l'uomo più grande e tu più piccola. Sta a indicare come se quest'uomo per te è la protezione. Quindi comunque la vita ti ha premiato. Tutto sommato, a livello di gioco ti dico c'è vincita per te, però ultimamente è come se è colpa tua che non vinci, quasi come se fai confusione, quasi come se non riesci a prendere la giusta strada. Le carte mi dicono resetta tutto, ricomincia da capo e parti in maniera pulita. Se puoi, accendi dell'incenso a casa tua, accendi qualcosa dentro casa per propiziare, per purificare, per eliminare queste energie negative. Dopodiché incomincia a giocare però in maniera parsimoniosa ma fedele, quindi segui quelle previsioni, perché tu entro 5 colpi mi vinci, non è tantissimo, però un ambosecco a ruota fissa lo fai. E Io se adesso fra un po' dopo chiamo per le tue previsioni. Ecco, se vuoi fare una cosa buona e soprattutto giusta, prenditi questo 90 che lo vinci sicuro. Auguri. Va bene, un bacione, ciao Cristian, Buonanotte, ci Che sentiamo, bello le ciao ciao. persone che mi seguono. Vedete il rapporto che io instauro con le persone? Io con le persone quando mi chiamano è come se le conoscessi da una vita, perché io non ho nessuna barriera, non ho nessun distacco, non sono neanche sgarbato, tranne quando mi fate uscire veramente fuori di testa. E per fortuna sono me stesso sempre, fuori e dentro la diretta. Anche in diretta mi capita che mi arrabbio con qualcuno, che chiudo la telefonata a qualcuno, perché sono così, signori miei. Io non ho mai presentato nessuna maschera. Io in diretta TV ho presentato me stesso, me medesimo, con i miei pregi e con i miei difetti. Fiero e orgoglioso del lavoro che faccio, perché questo è un lavoro che amo tantissimo, che fra l'altro mi fa campare la famiglia, e per me è una cosa bellissima. E questo è grazie a voi, voi che mi scegliete, grazie a me che riesco a darvi quella mano di aiuto, perché voi mi dite sempre: Cristian, grazie al tuo consulto ho fatto come mi hai detto tu e mi è andato bene. Le conferme mi arrivano sempre. Io dico sempre: ci sono cose che si risolvono in un mese, in 6 mesi, ci sono cose che ci vuole un anno. Quando c'è un qualche cosa come responso, che sia di cartomanzia, che sia di ritualistica, che sia di spiritismo, a volte lo spazio temporale può sbagliare, perché nel mondo parallelo non esiste spazio temporale, quindi a volte le tempistiche possono essere più o meno lunghe. Ma se io ho dato un responso, state più che tranquilli che quello è. Che poi mi chiamate e mi date sempre conferma, perché io dico sempre che il popolo è sovrano. Pronto? Ciao, il tuo nome E sono Giovanna, siamo da Caltagirone. è? Ciao, Giovanna, mi dai la data? È il 7-11-70. Domanda facciamo, Giovanna? Cristian, mi devi aiutare perché, per il lavoro, perché Ok. io domani devo parlare con una persona e mi deve dire Se se va devo andare bene. a lavorare. Perfetto. Sì, il discorso è anche questo, siccome non è proprio nel mio paese, io macchina non ne ho, quindi ogni volta purtroppo non posso andare a lavorare perché non ho un mezzo. Ora non lo so, dimmi tu. Ora io ti sto mescolando le carte, però a priori ti dico, non ti lasciare abbattere da queste barriere, perché Esatto, perché ogni comunque, volta è destino, guarda, non non lo so. hai la macchina, ti pigli un pullman, ti pigli un treno, ti fai un abbonamento, però figlia mia non lo rifiutare perché sai Sì, per un perché non ho peccato. nemmeno l'aiuto dei miei genitori, perché chiedo una cosa e loro pure mi dicono no, ma che fuori, no, non possono aiutare, quindi io mi Sì. sento sola e non so. Non c'è cosa più brutta di avere i familiari accanto e sentirsi sola, è la cosa peggiore. Uno, Sì, perché due o tre. chiedo aiuto e mi dicono no, quindi Uno, mi credi due che mi ha abbattuto o tre. tantissimo. Ora speriamo che le carte diano perlomeno un esito positivo. Uno, due tre. Però non è lontanissimo, non è che dista 2 ore. No, no,
Ed io abito a Caltagirone, questo lavoro dovrebbe essere Gran Michele, cioè una mezz'oretta, però non avendo un mezzo, certo, quella mezz'oretta... Allora, ti dico, questo lavoro verrà, riesce, ti prendono, e la famiglia cercherà di farti cambiare idea, perché in realtà non vuole che tu ti allontani. Infatti. Ma la vita è tua, non è che non ti voglio aiutare perché non posso, non voglio che tu ti allontani, hai capito? Allora, due volte con questo che mi hanno detto di andare a lavorare, l'altro l'ho rifiutato, ma non posso rifiutare sempre, perché io ho bisogno di... Allora, te la posso dire una cosa per come la penso, perché io sono molto diretto. Tu hai carte bellissime, però devi partire dal presupposto che oggi ci sui tuoi genitori e domani non si sa. Tu che cosa vai a fare se continui ad ascoltare loro? Tu ti devi creare l'avvenire adesso, perché non è che sei, dice, vecchia, ma a vecchiaia c'ha a pensare pure, gioia mia, sei del 70. Infatti, perché io ho un lavoro fattuale. Allora, qua si tratta della tua vita, quindi tu sbrazzati, ti cerchi in internet come arrivare in questo posto, ti fai la tua prova lavorativa, verrai presa, ti fai un abbonamento, ti susunura prima e te ne vai a lavorare, perché questo lavoro sarà un lavoro stabile che ti permetterà di avere il tuo stipendio e la tua tranquillità, e nel futuro magari ti permetterà di essere più indipendente, perché non puoi sempre dipendere. Guarda, Giovanna, hai carte bellissime, però le carte mi dicono che a te la fortuna non ti ha mancato, sei tu che te fa scappare. Sì, sempre, guarda. Hai carte... Ho giocato per due o tre volte la mia base e non è uscita. No, allora... Non ho giocato più. Gio, allora, ascolta, come un fratello te lo dico. Picchia i consigli di tutte, ma tu non lasciare mai. Prenditi la tua decisione, le tue responsabilità. Intanto non chiedere più aiuto a nessuno, perché comunque un sinapi ce li dà 20 anni, ci siamo, l'età ce l'hai. Quindi sei in grado di camminare solo, non ti mangia nudo. Ci siamo, non ti mangia nudo. L'unico rischio che puoi incontrare... L'unico rischio che puoi incontrare, sai qual è? Di innamorarti, di fare amicizie, questo è l'unico rischio, che possono essere cose belle. Queste carte mi dicono, il lavoro va bene, quindi non te lo lasciare scappare, perché dopo di questo non credo che hai altre fortune vicine. Ma infatti c'è il mio compagno, le cose giuste, mi vuole aiutare, però pure lui ha solo una macchina, e infatti mi ha detto, ma non ti preoccupare. No, tu devi essere autonoma, perché un po' con l'annalardo picciotto, ci siamo, tu a essere autonoma, quindi pigliati di coraggio. E vedrai che come te ci sono donne che fanno un'ora di treno ogni giorno per andare a lavorare e fanno le pendolari. Fuori dall'Italia si fanno 3 ore di treno per andarsi a lavorare. Quindi, donne siciliane, smettetela di piangervi addosso. C'è la possibilità di lavorare. Tu ce l'hai a mezz'ora da casa. Bene, ti susurro una prima e vai a lavorare. Auguri! Allora tu dici che va benissimo, va benissimo. Buonanotte, buonanotte. Allora, signori miei, smettetela, perché sotto casa un meni nuda a tuppugliare. È come quando sentiva dire, io mi ricordo da bambino, le nonne di una volta dicevano un matrimonio viene dalla porta. Ma quando mai? Che se sono grandi fissari? Non può essere. Pronto? Pronto, Cristian, ciao. Chi sei? Ciao, chi sei? Pronto? Ciao, chi sei? Guarda, regia, siccome io voglio andare in pausa un pochettino a bere un po' d'acqua, mentre le persone rispondono in continuo a chiamare per il 90, io mi assento, bevo un goccio d'acqua, rispondo a qualche telefonata e ritorno in diretta. Un minuto, Tele1 sempre con voi. Il 90 scoppia fra poco! Ben rientrati nuovamente in diretta, è proprio vero. Quando si parla di 90, aprite tutti le orecchie, i padiglioni auricolari sono tutti aperti. Perché il 90 è un numero che piace, come il prezzemolino, va dappertutto. Quando si parla del 90 è un'Italia intera. Sapete quante volte mi viene chiesto il 90? Io non sempre metto il 90, perché il 90 oggi è un numero ballerino come i ritardatari. È un numero che sfugge da qualsiasi calcolo statistico. Però quando ho la possibilità di proporvelo, io ve lo propongo volentieri. Perché so che voi lo amate. Quando parlo del 90 per voi è tutto. E il 90 vi garantisco che uscirà per ambo secco. Poi se c'è il tenno bene, ma quello che vi garantisco è l'ambo secco. E l'ambo secco lo vinceremo. Ecco perché non vi do la ruota. E non ve la do, perché dovete chiamare, prendervi quest'ambo, vi deve bruciare, perché se no vi fate perdere questi 250 euro. E so che chi ha già vinto questi due ambi col 30 a Venezia e a Milano vorrà vincere sicuramente questo 90, e lo vuole vincere per ambo secco. Vi ricordo che
qualora io sono impegnato, ci sono le mie assistenti, quindi chi vuole i numeri, in 2 minuti da noi vi danno i numeri, da noi non ci sono attese, non trovate registrati, no, c'è una ragazza o io, perché molto spesso ci sono io al telefono, che vi diamo i numeri in 2 minuti, non 50 e mezz'ora, attendo un attimo il computer, no, in 2 minuti da noi vi prendete i numeri e chiudete. Se poi volete il consulto, continuiamo con il consulto, ma chi vuole solo i numeri si prende i numeri e chiude. Non ha bisogno di dire altro, deve dire soltanto voglio i numeri col 90. Oggi è sacrosanto chiedere l'ambo col 90, dovete chiedere la previsione col 90, perché un 90 da urlo è un 90 pazzesco, è un 90 che paga, d'accordo? Pronto? Pronto, Cristian. Ciao, sono il tuo nome. Giussi. Ciao Giussi, da dove chiami? Chiamo d'Alcamo. Bene. E volevo sapere per un incontro per mio figlio. Mi dai la data di tuo figlio? È 20 settembre dell'80. Tuo ragazzo è solo al momento? Sì, sì. Ok. Allora, 20 settembre dell'80. Il nome si può sapere? Ha due nomi, quale devo dare? Il primo. Giacomo. Concentrati su Giacomo. Quando vuoi tu mi dai lo stop. Basta. Uno, due o tre? Uno. Un numero da 1 a 9? 8. Il ragazzo è deluso, sì. Il ragazzo è parecchio deluso, nel cuore ce l'ha una donna, però questa donna è ballerina, questa donna c'è e non c'è, perché questa donna è come se ad attimi si illude, o fa illudere tuo figlio, che ci sia qualcosa, poi in realtà queste carte mi fanno capire come si è sfuggita sta ragazza. Guarda qua. Allora, una ragazza che a un certo punto è come se l'ha vista quasi impossibile tuo figlio, ma ancora nel cuore ce l'ha. Guarda come sta tuo figlio. Tuo figlio è giù, tuo figlio è depresso, tuo figlio non è tranquillo. Te so. Ma è la ragazza che sta per lui, la deve ancora conoscere? All'AMI mi dicono c'è un passato che si ripresenta, però a sto punto di questo passato fare attenzione perché lo ha deluso. Ci siamo. Guarda il passato com'è. Guarda questa carta. Questo è il passato, passato recente, parliamo dell'ultimo anno. Guarda questo passato, è chiuso dentro un labirinto, quindi è sciata con spunta, come si dice a Palermo. L'amore lo trova, però è tramite qualche social network. Guarda questa carta. Ah, sì? Sì, tuo figlio usa il computer, capita spesso di usare... È tramite un social network che conoscerà questa ragazza, ma può essere da qua a settembre, non è più lontano di settembre. Ed è una brava persona, però dì a tuo figlio che si sveglia un poco, perché lo vedo troppo giù, troppo che si piange addosso. Siccome un nene è immoruto e manco è difettato, deve stare tranquillo. Ma scusa, su social network è di fuori della Sicilia? No, mi fanno capire che allora non è nella sua città, ma è vicino alla sua città. Quindi se tu stai ad Alcamo può essere che di Palermo, giù di lì. Ah, ho capito. Va bene? Allora per il momento non la conosce. Al momento non la conosce, no. Ancora no, però è una persona molto positiva. Dice a Topic che è il passato perché chi sei una colombina. Va bene? Grazie. A te, un bacione, buonanotte. Allora, dovete chiamare sempre per i consulti di cartomanzia, perché io dico sempre che un consulto vi può aiutare. Un consulto di cartomanzia vi può far vedere bene le cose. Non fissatevi che siete tutti pieni, presi da occulto, da malocchio, da fatture, perché tutti i giorni mi sento dire di questo, credetemi, la maggior parte di voi sono soltanto periodi negativi dettati da qualche pianeta in transito negativo nel vostro segno. Magari avete qualche cosa contraria e vi porta un periodo di fastidio, ma non pensate che siete tutti fatturati. Qualora c'è un problema esoterico facendo un consulto di cartomanzia, si va a vedere e allora a quel punto si va a capire meglio cosa si può fare, perché ricordatevi che a tutto c'è una soluzione. Si possono
miracoli non se ne possono fare, non esistono i miracoli su questa terra, li fa solo Dio. Però quella mano d'aiuto per modificare quelle situazioni che comunque ci fanno stare male, o per un amore che avete perso, lì si può andare a rivedere se c'è qualche possibilità di sortita e di riuscita. Oggi però vi voglio dire, segnatevi questi numeri, anche quando non mi vedete, chiamateli, informatevi. Come posso fare un consulto con Christian? I consulti con me li potete fare al telefono o di presenza. Allo studio a Palermo, allo studio a Marsala e allo studio a Catania. Quindi decidete voi, il mezzo più veloce è quello telefonico, quindi per un consulto veloce chiamate a questi numeri, in 5-6 minuti un consulto lo fate, signori miei, nessuno si è mai rovinato e sicuramente dopo un consulto di cartomanzia fatto bene da un professionista avrete le idee più chiare. Perché dico questo? Perché dovete stare attenti a chi vi rivolgete, scegliete il cartomante che sia valido, che sia preparato, che abbia un'esperienza, che abbia un bagaglio di vita vissuto, perché credetemi, voi siete delusi da quello che vedete, perché c'è molta incompetenza. Scegliete il cartomante per voi, perché deve essere una guida, deve essere un amico. Il cartomante è un ascoltatore, è un confessore, ma deve essere colui che ti aiuta nel vero senso della parola, quindi deve darti quella risposta vera. Quindi state attenti a chi vi rivolgete, cercate di dare spazio a quello che è concretezza. Quelle persone che da una vita danno un'immagine televisiva hanno dato sempre questo. Io vengo da 15 anni, non ho mai avuto testimonial, sono io il testimonial della mia azienda, ho sempre messo il mio volto, il mio nome, la mia faccia, perché è questo che avete apprezzato ed è questo che mi ha portato ad andare avanti. Quindi vi aspetto sempre al numero 6 telefono, in questo momento dico pronta la mia prossima amica. Ciao, chi sei? Tiziana, Tiziana, da dove chiami? Da Palermo. Quindi ho un'altra data, 17957. Christian, più che altro vorrei sapere qualcosa su quest'ultima data. Quest'ultima data è lui? Sì. E quella di prima sei tu? Sì. Ok. Vediamo cosa dicono le carte. Si faccio i tarocchi degli angeli. Allora, devi cercare di abbassare il televisore e parlare un po' più forte, se no non riusciamo ad interloquire. Allora, aspetta un attimo. Dimmi stop quando vuoi. Uno, due, tre. C'è qualcosa che non va. Allora ti dico, è una persona ambigua, fa un passo avanti e 10 passi indietro, parecchio altalenante. Ma questa persona per caso è impegnata? Allora, guarda queste carte cosa mi dicono. Dietro quest'uomo c'è una figura, però c'è il fuoco, vedi? Quindi o lui è separato in casa o a lui ancora ha problemi con un passato, perché in questa coppia, vedi, l'uomo è seduto, la donna che tiene, quindi è la donna che comunque porta problemi, è il fuoco. Ci siamo? Guarda com'è lui, è sotto sopra. E guarda quest'ultima carta, lui è in prigione, vedi tutte queste spade, vedi quest'angelo, però è dietro la prigione. Quindi quest'uomo è come se questo periodo fosse bloccato. I sentimenti ce li ha, però non li va a palesare, non è chiaro e trasparente nei tuoi riguardi. Queste carte mi dicono, sei stanca di fare domande e non avere risposte, o perlomeno risposte esaudienti. Queste carte mi dicono sì, perché lui ha amore per te. Ripeto, non è lui che cerca questo passato, bensì è questo passato che si impone con forza. Queste carte mi dicono cerca di cambiare modo, perché magari oggi, perché sei stanca, perché sei avvilita, sei diventata un po' aggressiva, ci siamo. Cambia modo, cerca di essere più tranquilla, più sicura di te, non strisciagli, perché comunque tu a quest'uomo gli hai dato troppo, senza chiedere nulla in cambio, ed è stato quello l'errore. E in maniera tranquilla prova
a chiedere spiegazioni, fagli capire che non sei la donna. Tu lo devi chiedere in maniera diversa. Tu devi fargli capire che ti sei stancata e che molto sicuramente rispetto a qualche 6 mesi fa, oggi, la stanchezza è più dell'amore. Perché lui dà per scontato questo rapporto ed è una cosa sbagliatissima. Lui ti ama, ma deve liberarsi da queste catene, perché se no non puoi vivere, non è vita questa, figlia mia. Cioè non è vita, non si può. Tu quando pensi che lui si può liberare da quella situazione? È lungo il cammino. Allora ascoltami, qua le carte mi dicono che purtroppo non per lei, per lui, per quest'altra persona le cose sono difficili e ancora si protrarranno per un bel po' di tempo, non è una cosa di adesso. Ecco perché ti dico, devi fare il giusto cammino, ma lo devi fare tu. Anche perché in questo momento, parliamone chiaro, non hai niente in mano, perdere quello che non hai non si può. Cioè a sto minuto, tu sei sulla, se tu hai un bisogno, se hai bisogno di una spalla, se vuoi parlare con qualcuno, non ti ascolta. Vedi che lui il sentimento ce l'ha, ma non si muove perché è impegnato. Ci sono dei blocchi, c'è un qualcosa che lui tiene dentro di sé, quasi come se ha paura, o lo fa perché ha paura di perderti, o lo fa perché non riesce a dirti la verità su come stanno le cose, però c'è una verità che devi scoprire, ed è una verità che ti farà male comunque. Ti farà male, perché tu pensi che sia un matrimonio con figli? Guarda, il problema non è se ci sono figli o meno, il problema è aver omesso una cosa così grave, perché può essere anche che lui si è separato da poco, però ancora ha problemi con questo passato, è giusto dirtelo, perché iniziare una storia sulla menzogna e sulla bugia non è una buona partenza. Ecco, questo è il vero problema di fondo. Poi che abbia figli o meno figli non è quello il problema. Il problema è iniziare un rapporto sulla menzogna. È una storia basata sui sentimenti, però ancora deve carburare. Di qua che avrà stabilità, ancora le inghiottirai dei rospi. Quindi prova a cambiare tu atteggiamento. Non si decide a dirmelo. Non adesso, devi essere tu. Aggiustare le giuste parole per aprirlo, non è con l'aggressività però, non è con l'aggressività, quindi devi trovare il momento giusto e le parole giuste, va bene? Tu pensi che un giorno ci sarà qualcosa? O per me sì, te l'ho detto prima, per me sì, però devi cambiare atteggiamento tu, non essere disponibile al 100%, sii più preziosa. Buonanotte, auguri. Allora, signori miei, vedete, le storie d'amore ci fanno sempre del male, ci fanno sorridere, ci fanno piangere. A tutte quelle persone che hanno un amore finito o che piangono per un amore che è veramente in conflitto, chiamate e fatevi dire se vale la pena lottare, se è una storia che vi porterà nel futuro. Fatevi dire se tornerà da voi, se vi ama, se vi tradisce. Se avete questi dubbi, toglieteli. Una chiamata, 5-6 minuti di chiamata, non ha mai rovinato nessuno, ma vi aiuterà a capire bene le cose. Io molto spesso dopo un consulto mi dicono, cavolo Cristian, ho fatto come mi hai detto tu, porca miseria, è cambiato tutto. È come se io ho fatto il cambiamento della mia vita in un solo attimo. A volte basta chi dall'esterno sa vedere bene, sa leggere e interpretare bene le carte, vi può dare veramente quella mano di aiuto, quella mano che vi necessita. Quindi qualora voi abbiate problemi, non è la diretta che vi può aiutare. Io in diretta le faccio volentieri le domande e rispondo molto volentieri, veramente. Lo faccio col cuore, però in diretta sono consulti flash, sono mini consulti. Con una domanda in diretta non potete mai trovare la soluzione al vostro problema. Con un consulto in privato si può parlare, anche perché io stesso, dipende quello che vi vedo, in diretta non ve lo posso dire, soprattutto quando si parla di cose delicate, di cose gravi, io in diretta non posso esporre la vostra vita, perché qualcuno può ascoltare la vostra voce e riconoscerla, ed è giusto mantenere un certo riservo. Quindi le questioni importanti fatele in privato, perché ripeto, 6 minuti di consulto non ha mai rovinato nessuno. Chi vuole vincere con 90, invece con un minuto, 2 minuti di telefonata, andate a vincere questo 90 per Ambosecco e Vita Incastrale sti 250 euro. Quest'anno la crociera la fate grazie al sottoscritto. Pronto? Pronto? Ciao, il tuo nome. Buonasera, Cristian. Chi sei? Allora, io sono la signora Maria e volevo sapere qualcosa di mia nipote. Maria, da dove chiami? Io chiamo da Palermo. Mi dai la data di tua nipote?
Sì, allora, è nata il 4/10/90. Cosa chiediamo su questa ragazza? Praticamente volevo sapere se questa ha un appartamento che per ora è un po' imbrogliato, se ci riesce a averlo libero questo appartamento e poi se troverà il lavoro. Vediamo l'appartamento se riuscirà a liberarlo, è una sola domanda tesoro. Sì. Allora, questo appartamento è di lei? Sì, sì, è di lei. Ce l'ha in affitto, non ci pagano l'affitto e da vuole svacanzato. Esatto. Perfetto. Bravo. Classica storia Bravo. Italiana. Uno, due o tre? Tre. Insomma, in questa casa ci stanno bambini? No. Le carte mi dicono o bambini o persone con invalidità, perché queste persone, ecco, se sbattono il pugno, perché si sentono sicuri. Queste carte mi dicono sta ragazza riuscirà ad avere la vittoria, però se non l'ha fatto deve mettere un avvocato, perché sennò questa cosa andrà molto per le lunghe. Ripeto, tua figlia è nella ragione, tua nipote è nella ragione più totale, però è come se se ne stessero approfittando un po'. Ho capito. Ma la passata già l'abbiamo messo noi, però. E con l'avvocato la vincerete, andrà bene con l'avvocato, riuscirete, non è subito, però nell'arco di un paio di mesi vedo la vittoria. Ho capito. Perché gli spetta di... E per il lavoro, Cristian? Guarda, non posso vederlo, io ho una sola domanda. Se vuoi chiami la prossima diretta. Un bacione, auguri per tuo nipote. Ciao, ciao. Grazie. Vedete quante se ne sento, signori miei, persone magari che hanno un appartamentino e vivono con quell'affitto. Quando non ci viene dato l'affitto, giustamente è come se ci sballano tutte cose. È triste, ognuno di noi ha una storia diversa. Voi vedete, le domande sono tutte diverse. Però una cosa è vera, che tutti hanno dei problemi. Pronto? Sì, buonasera, sono Rosa di Alleggendo. Chi sei? Per la fortuna, Rosa di Alleggendo. Rosetta, mi dai la data? Sì, 27/12/47. Vediamo per la fortuna. Vediamo cosa ti viene fuori. Allora, Rosetta, quando vuoi tu mi dai lo stop. Stop. 1, 2, 3. 1. Allora, intanto come si dice, Cristian, mi sento presa in giro dalla fortuna dai numeri. Tu giochi? Sì. Ti senti picchiata per fissa dai numeri? Come se tu dici, Cristian, appena io lo levo per un colpo, esce. Diciamo che ti fanno lo sgambetto. Le carte mi dicono, prendi una previsione, una, però seguila, 3, 4, 5, 6 colpi, perché tu mi vai a vincere nell'arco dei 6 colpi, con qualcosa che c'è, o il 9, o il 13. Quindi tu mi vinci con una previsione dove c'è o il 9 o il 13. Questa previsione me la devi giocare sulla ruota di Napoli, quindi se hai delle giocate o qualche data, possibilmente di qualcuno che non c'è più, dove c'è o il 9 o il 13, giocalo su Napoli, ma non lo lasciare per 6 colpi, perché io ti vedo vincente, Rosetta. Grazie. E per il 90 che prende il 90, se ne sarà il 90 uscirà fra poche ore e uscirà per ambo secco, questo posso ecco, dire. Ecco, voglio prenderlo. Va prendilo bene, perché vincerà. Auguri, hai molta fortuna, ma giochi di più con la mia di fortuna. Io dico sempre, quando voi non avete fortuna, perché dite io sono scarognata, bene, giocate con la mia di fortuna, perché io c'hai un 23, signori miei, che non avete idea. Io con i numeri ci parlo, voi vedete, quando chiamate da me non ci sono 50.000 previsioni. All'inizio che io ho fatto sul lavoro, molte persone che mi chiamano mi dicevano, Cristian, ma tu dai pure tanti numeri, perché di solito si sentono dare fogli pieni di numeri. No signora, per chi sa fortuna ne vuole aiutare, ne aiuta con una, con due previsioni, non dobbiamo averne 50. Dico sempre che quando uno questo lavoro lo sa fare, i risultati ci sono anche con mezza previsione. E io oggi vi parlo di 90, il 90 reale,
Poi la mia quaterna, che vi ho promesso ve la regalerò secca, ha cambiato ruota, quindi a chi picchiato 90, fatevela dare, tanto ci vogliono 2 minuti per prendere questo 90, no mezz'ora. Voi chiamate in 2 minuti, vi prendete i numeri, i Yucati, e vincete subito, signori miei, perché nei miei in 3-4 colpi a vincita c'è, non dovete aspettare un mese, no, in 3-4 colpi, un ambo secco, un terno a tutte, un ambo, c'è sempre da me la vincita c'è sempre. Quando non c'è, io vengo in diretta e dico non c'è. Pronto? Pronto. Ciao, il tuo nome? Maria, ciao, Cristina. Mariuccia, mi dai la tua data? Allora, no, mi farebbe piacere per la fortuna, però per mio figlio il lavoro. Dammi la data di tuo figlio. Aspetta che il 19-12 dell'80, assolutamente componivo. L'hai partorito tu, sì. Capita, 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 sì. Capita a tutti. Anche perché non mi aspettavo di prendere la linea, perché è un bel po' che ci tento. Da tanto? Vedi, non come oggi, sì, a più di 2-3 mesi direi. Vita mia, vedi, dall'altro mi dispiace perché vedo che tendete sempre, dall'altro lato vuol dire che i telefoni miei sono sempre occupati. Allora, Mariuccia, quando vuoi tu mi dai lo stop. Basta così. 1, 2 o 3? 3. Beh, diciamo, non è che è solo tuo figlio, è proprio tutta la famiglia, che tu dici Cristian, ma aveva una stida tutti in capo, tutti uguali. Cioè, siete combinati tutto allo stesso modo, non vi potete aiutare l'un con l'altro. Sì, in effetti ho a casa mio figlio con mia nuora e le bambine. Allora, la cosa brutta che mi esce fuori alle carte è che sto picciotto in realtà volontà ce l'ha. Cioè, non è che cerco poi sta banca, cerco un pezzo di più di pane a qualsiasi cosa ed è uno che si butta a qualsiasi cosa. Oggi però è sfiduciato questo ragazzo, non crede più in nessuno, perché aspetta molte risposte, però si sente preso per i fondelli. Ci siamo? Queste carte mi dicono il periodo negativo è passato, attorno a lui ci saranno movimenti. Non ti dico che è il lavoro stabile per tutta la vita, però lavoretti che gli permetteranno di andare avanti, quello sì, è un uomo che nell'arco di un mesetto circa gli darà una risposta, però diciamo finirà una cosa di lavoro, una comincia un'avuta, poi ne finisce un'avuta ancora, saranno tutte così i periodi da adesso a settembre, da ottobre in poi c'è un cambiamento, dovrebbe trovare un po' di stabilità. Quindi Mariuccia, le carte non sono negative, sono positive e addirittura queste carte mi dicono per lui c'è ruota di fortuna, però deve uscire, guarda com'è tuo figlio. Questa è una carta che non mi piace dal marzo, è l'eremita, vedi questa persona come se non parla, non emana gioia, non è tranquillo, si chiude, ci manca terra, ci manca terra su te pere, giustamente tuo figlio. Digli che sta tranquillo, però ti posso dire una cosa? Guarda, sì. Cavaddu picchiato ciluciu pilu, tu sai cosa, perché ti dico questo? C'è troppo occhio dentro casa vostra. Okay. Non ti preoccupare che il ritorno mittente. Così dice te. Così sarà, non dico, così sarà. Digli a tuo figlio che si mette più positivo, che la risposta arriverà, può essere pure domani, Mariuccia. Non ha carte negative. Vedo un anno di M proprio, un anno bruttissimo, però è alla fine del periodo brutto. Va bene? Perché ne effetti già un anno che non lavora. E io che ti ho detto, è stato un anno brutto, però adesso migliora. Però ci saranno piccole lavori, e ti dici a tuo figlio a causa mozzicuna, si piglia chi tu che ci vieni per adesso. Da settembre ottobre cambierà del tutto, va bene? Auguri Mariuccia. Auguri, auguri. Buonanotte. Buonanotte. Allora signori miei, io prima di passare avanti con la telefonata devo dire una cosa. Io, voi sapete, io faccio un lavoro molto particolare, molto criticato. Un lavoro veramente che nessuno crede nei cartomanti, però credetemi, e ve lo giuro sulla cosa più cara che amano tutti. Nessuno crede, nessuno si avvicina, credetemi, chiamano tutti. E che chiamano a Muccioni come se fosse nel 2016 una cosa di cui uno si deve nascondere, invece ognuno la sua vita, chi sono soldi, può fare quello che vuole, perché tutti abbiamo bisogno di un consiglio, di un conforto, perché a prescindere dalla cartomanzia, quello che facciamo noi è un consiglio di vita umana, un consiglio sincero, una mano di aiuto, questo noi facciamo. E poi le carte le sappiamo fare, perlomeno da noi è così. Io
noto che molto spesso c'è gente che parla sugli altri, non guardando la vita propria. Signori miei, quanto è bello avere una vita piena, essere orgogliosi della propria vita, non avere il tempo di guardare la vita degli altri. Io penso e dico sempre, e secondo me è giusto così, che quando qualcuno guarda la vita degli altri, critica la vita degli altri, osserva la vita degli altri, è perché è una vita povera, miserabile, vuota. Io vedo molte coppie innamorate che vivono sempre le avversità delle continue paranoie create dagli altri, la gente che parla male, la gente che parla vanfera senza conoscere. Io dico, quando si parla su una persona dovete conoscere la vita di quella persona, dovete indossare le sue scarpe e fare il suo percorso di vita, percorrere la sua strada, e allora forse potete condannare qualcuno. Io ieri ho parlato con una persona a me molto cara e devo dire che mi ha colpito molto, perché ancora oggi, nel 2016, c'è gente che è antica per l'avuti. Ci siamo, però fanno i cosi veramente più peccati in assoluto nella loro vita, però non li guardano. Dicevo, in muruto mensa vi, o so in monsutali, ed è vero. Signori miei, prima di vivere la vita degli altri, brillate di luce propria. Invece di tagliare la vita dell'avuto, tagliate i porcheri che facete vuoti del vostro privato. Se avete figli, controllatevi i figli. Avete mogliere, controllate mogliere. Avete mariti, controllate i mariti. Non guardate la vita degli altri, ma bensì guardate quello che c'è dentro casa vostra, perché i difetti sono dentro casa vostra a volte. Vi concentrate a dedicarvi sulla vita degli altri, a criticare la figlia amata, perché la figlia amata avrete vissuta in un determinato modo, allora diventa poco seria. Signori miei, passate la mano per coscienza, la mano pupetta, e vedete che vi impinci, perché quei capare la così è veramente un chiottento che uovo. Prima di tagliare la vita dell'avute, guardatevi i figli, i nipoti, non si parla mai assai sugli altri, credetemi, soprattutto se abbiamo figli e se abbiamo nipoti, non si discrimina e non si parla mai sulla vita e su figli amati, perché il Signore non fa chiancere in capenosci. Guardiamo la nostra vita e non guardiamo quella degli altri. Siate felici. Siate felici, non infelici, rendete infelici gli altri. Questo è il mio consiglio di vita. Se volete ascoltare, ascoltate. Se non volete ascoltare, andate a quel paese. Allora, il mio consueto appuntamento è finito qui. Noi ci vediamo sempre sabato per il prossimo appuntamento, ma ci vediamo tutti i giorni per i vari canali, su internet, su YouTube. Cliccate mi piace su Facebook, perché su Facebook ogni tanto metto una previsione omaggio, quindi se voi cliccate mi piace vi arriva pure a voi. Cosa dire? Grazie per avermi seguito, grazie per avermi ascoltato, spero sia stata un'ora di vostro gradimento, un'ora di verità assoluta, perché questo sono e questo vi mostro. Maschere non ho mai indossato, né nella vita né nel privato, né in televisione. Vi offro la mia esperienza, la mia genuinità. Che dire? Che Dio vi benedica e che la Divina Vendetta vi baci. Alla prossima!